Un saluto e buon venerdì 11 giugno a tutti i telespettatori di Città Celeste TV e a tutti i lettori di cittaceleste.it. Un venerdì importantissimo perché? Perché corrisponde all'inizio degli europei. Europei che cominceranno proprio qui nella capitale alle ore 21 allo Stadio Olimpico, poiché scenderanno in campo Italia e Turchia. Un'Italia che da qui all'11 di luglio cercherà di regalare un sogno ai tifosi italiani e soprattutto che questa sera, con ogni probabilità, avrà come terminale d'attacco il calciatore biancoceleste Ciro Immobile nel 4-3-3 di Mister Mancini. Tornando alle questioni di Casa Lazio, dopo essere arrivata la firma di Maurizio Sarri, ora il tecnico di Castelfranco di Sopra è a colloquio con il DS Tare per costruire la rosa che verrà. Sono tanti i nomi considerati, senza dubbio quello più caldo al momento corrisponde ad El Said Yousai, il calciatore in scadenza con il Napoli, fedelissimo di Maurizio Sarri, e con ogni probabilità a breve la Lazio partirà all'attacco del calciatore albanese per cercare di convincerlo a sbarcare nella capitale. Per quanto riguarda invece le suggestioni di mercato, nella giornata di ieri è uscito il nome di Orsolini, che a quanto pare piace all'allenatore ex Juve, Chelsea e Napoli, tra le altre, ed ha ovviamente una valutazione molto più accessibile rispetto a quella di Politano, perché stiamo parlando più o meno di 15 milioni, mentre l'esterno del Napoli ne vale almeno 30. Infine, ecco la suggestione. Ebbene sì, perché nella mattinata di oggi è stato fatto addirittura il nome di Kepa per la porta biancoceleste, il portiere più pagato della storia del calcio. Nell'estate 2018 passò dall'Athletic Bilbao al Chelsea per ben 80 milioni di euro. Ad oggi ha una valutazione intorno ai 13 milioni. La Lazio se lo potrebbe accaparrare più che altro in prestito, visto il suo valore e soprattutto visto anche il suo ingaggio, che al massimo potrebbe essere diviso appunto tra la società biancoceleste e il Chelsea, poiché lo spagnolo percepisce 9 milioni di euro. È un'idea, è una suggestione veramente importante, vista anche la caratura del nome di Kepa, però assolutamente la Lazio prima dovrà vendere Stracoscia. Tra l'altro, in uscita sembrerebbe essersi fatto sotto il Mallorca, appena promosso in Liga, per chi? Per Gioni, che sta rientrando ovviamente dal prestito all'Osasuna. Per Città Celeste TV, Valerio Marcangeli.